Signore Dio, uno e trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a contemplarti nella bellezza dell'universo, dove tutto ci parla di te. Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato. Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. Dio d'amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato dell'indifferenza, amino il bene comune, promuovano i deboli. E abbiano cura di questo mondo che abitiamo. I poveri e la terra stanno gridando: Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. Laudato sì. Amen. Dopo questo bellissimo momento che ci ha introdotto molto bene nel tema che affronteremo oggi, un momento di sintesi del nostro percorso per ricollocarci un po' in quello che faremo oggi. Allora, ricordo che siamo all'interno del percorso Laudato Si, che aveva come titolo Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà per nuovi stili di vita. Il percorso è organizzato, no? In tre momenti: riconoscere, interpretare e scegliere, e ogni tappa prevede un momento così in videoconferenza e poi un lavoro nelle comunità. A settembre, se così, no? Ricordiamo che abbiamo fatto il primo incontro, erano intervenuti il fisico del clima Antonello Pasini, che aveva trattato il tema impatto dei cambiamenti climatici sulla qualità della vita umana, e anche Sor Alessandra Smerilli, che aveva trattato il tema la creatura in armonia con il creato. Erano stati proposti dei laboratori nelle comunità, e poi Sor Maria Luisa dirà una parola su questi. Oggi ci collochiamo nel secondo momento, il momento dell'interpretare. Oggi è con noi Sor Alessandra, e Alessandra affronterà proprio il tema dell'ecologia integrale come ecologia che è ambientale, economica, sociale, culturale, e metterà proprio in evidenza questa alleanza tra l'umanità e l'ambiente per un nuovo stile di vita. Ecco, abbiamo chiesto anche di rileggere un po' il voto di povertà alla luce della Laudato Si'. Ecco, poi Sor Alessandra ci dirà bene lei, no? Come ha interpretato un po' questo tema. E adesso però io lascio una parola un attimo a Sor Maria Luisa perché ci deve dire qualcosa dei laboratori. Allora, sia la volta scorsa che al termine di questa videoconferenza, noi manderemo una newsletter tramite il sito praticamente, quindi arriverà alle direttrici, ma anche a tutte le persone che sono nella mailing list del sito FMAIRO. In questa newsletter sono indicati dei materiali su cui lavorare come comunità, anche personalmente. Quella che verrà inviata questa sera sono dei video tratti da Economy of Francesco, quindi questo evento che c'è stato nei giorni scorsi, di cui poi ci parlerà anche Suor Alessandra. E inoltre troverete anche una traccia per il lavoro nelle comunità. La commissione comunicazione
dell'ispettoria, in particolare Suor Cristina Mezzanotte, Suor Maria Luo e Suor Melania Capecchi e anche la sottoscritta, intervisteremo un po' le comunità nei prossimi giorni in maniera molto semplice, chiameremo qualcuno delle varie comunità per farci dire un po' la risonanza di questi due incontri, una breve risonanza e anche come è stato svolto, così se è stato possibile fare qualcosa rispetto a queste newsletter che abbiamo inviato con molta semplicità, perché sappiamo che la vita nelle comunità è sempre complicata, ma in questo in questi mesi è stata molto molto difficoltosa per varie ragioni, quindi così, però semplicemente perché vorremmo raccogliere in un articolo queste indicazioni, ecco, così da poterle condividere con tutta l'ispettoria. Così, se intanto volete anche tra voi parlarne con molta semplicità, così poi quando chiameremo sappiamo, insomma, sapete già che come rispondere, ecco, così. Grazie. Bene, sono Angela Maria, sei in linea, se ci vuoi dare un saluto, grazie. Buon pomeriggio a tutti, ecco, grazie di essere qui. Io vi saluto dalla casa di Via Ginori, la comunità Santa Cecilia, anche se sto qui da sola in questo momento, dopo magari raggiungo la comunità. Ecco, è già stato ricordato che siamo alla seconda tappa, quindi al secondo incontro del percorso sulla Laudato Si, che come comunità ispettoriale quest'anno abbiamo voluto proporre. Ecco, il titolo di quest'oggi ce l'abbiamo sul nostro programma, è l'ecologia integrale, ecologia ambientale, economica, sociale e culturale, alleanza tra umanità e ambiente per un nuovo stile di vita. E poi anche questo voto di povertà riletto alla luce della Laudato Si. Sor Alessandra, ecco, sicuramente ci aiuterà a entrare nel tema e soprattutto anche a fare chiarezza, un po' di sintesi su tutti questi aspetti, no? Che sono veramente tanti, ma sono, come adesso abbiamo imparato molto bene, tutti collegati, no? Tutti connessi. Ecco, allora ci sarà molto utile. Mi piace a modo di introduzione richiamare quello che Papa Francesco dice al numero 66 della enciclica Fratelli Tutti, quando ci propone come modello del nostro stile di vita per la ricerca, ecco, del bene comune, il modello del buon samaritano. Dice così, è un testo che ci invita a far risorgere la nostra vocazione di cittadini del nostro paese e del mondo intero, costruttori di un nuovo legame sociale. È un richiamo sempre nuovo, benché sia scritto come legge fondamentale del nostro essere. E poi esprime questo augurio che la società si incammini verso il perseguimento del bene comune e a partire da questa finalità ricostruisca sempre nuovamente il suo ordine sociale e politico, il suo tessuto di relazioni e il suo progetto umano. Con i suoi gesti, il buon samaritano ha mostrato che l'esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri. La vita non è tempo che passa, ma è tempo di incontro. Mi sembra già questa non un'estrema sintesi, credo, anche di alcuni aspetti che oggi ci verranno presentati. E poi ritengo questo, no, che è veramente molto importante il tema su cui andiamo a riflettere, perché è fortemente legato al nostro carisma, perché è un carisma dove la relazione, la fraternità, la comunicazione, la condivisione, la ricerca del bene comune e la comunione sono aspetti essenziali. Sono aspetti essenziali nella nostra vita quotidiana, di comunità, di famiglia, ma anche nella nostra attività, nella nostra missione educativa. Perché appunto la nostra missione esige questa grande qualità relazionale. Ce lo ricorda questo aspetto anche la nostra madre nell'ultima circolare,
quando in modo molto forte dice che un'opera educativa cresce o deperisce fino a morire o fino a perdere forse di significatività a misura della qualità del clima relazionale instaurato a tutti i livelli. Quindi è centrale anche per la nostra missione, per l'efficacia della nostra missione, questo clima relazionale positivo. Ecco, l'incontro di oggi credo ci aiuta a riflettere e a prendere maggiore consapevolezza dell'importanza che ha da parte di tutte noi, sia come singole, ma sia anche come organizzazione, come comunità, questa cura della casa comune, unendo le forze per uno sviluppo che sia sostenibile e che sia integrale. Ce lo ricorda sempre Papa Francesco nella Laudato Si, in vari punti, ma in particolare al numero 13. E poi il Papa aggiunge: l'umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. Quindi c'è questa espressione di incoraggiamento, cioè l'umanità può fare qualcosa, può cambiare il corso un po' della storia e di certi andamenti, no? I giovani esigono da noi un cambiamento. Allora penso che questa richiesta ci interpelli fortemente. Ecco, vi ringrazio davvero tanto, ringrazio Suor Alessandra per questa disponibilità. Non abbiamo bisogno di presentarla, non so, perché credo che tutti la conosciamo, l'abbiamo già ascoltata. Oggi poi, ecco, gioca in casa e quindi darà il meglio di sé. Ecco, grazie Suor Alessandra e buon ascolto a tutti. Grazie. Grazie di cuore anche per l'invito. Stavo guardando la schermata dei partecipanti. Ah, ecco, visto che c'è anche la mia comunità, perché non la vedevo, dico, perché siamo separati da una porta, però. Infatti sento che stanno ridendo adesso. Ecco, questo è il bello. Notavo anche che abbiamo imparato bene a usare questi mezzi rispetto ai primi incontri dove non si chiudeva il microfono e poi succedeva qualcosa, eccetera. Invece abbiamo imparato. Spero che non duri troppo a lungo, nel senso che prima o poi possiamo anche una volta vederci tutte insieme, che non ci farebbe male, ma in attesa di quel momento, grazie a Dio, abbiamo di questi mezzi. L'incontro di oggi è un po' sul tema ampio dell'ecologia integrale. Io adesso provo a condividere lo schermo per vedere se. Ok. Si vede? Ho provato ad avviare la presentazione. Eccolo. Mi sembrava importante mettere insieme il tema ampio dell'ecologia integrale tra la Fratelli Tutti e la Laudato Si, perché sono due documenti insieme all'Evangelii Gaudium, in realtà che sono i tre pilastri che presentano proprio tutto quello che sta a cuore a Papa Francesco e rappresentano un po' un modo di vedere la Chiesa e di vederci come cristiani oggi. Ieri, per dirvene una, dopo il discorso che Papa Francesco ha fatto sulla proprietà privata, che non è un assoluto, che a me viene da sorridere perché dico, noi lo sappiamo che dagli Atti degli Apostoli in poi che la proprietà privata non è considerata un bene assoluto ma è subordinata al bene comune, ma sembra che Papa Francesco stia dicendo qualcosa di totalmente nuovo. E dopo un discorso, il discorso che ieri ha fatto su questo tema, dove sto lavorando nella commissione Covid, ho ricevuto un messaggio di un altissimo dirigente di una grande multinazionale, una delle più grandi società di consulenze al mondo, che scriveva quanto fosse rimasto impressionato da questo discorso, dicendo, e lo dico da liberale, Papa Francesco è l'unico che ha capito che non si può tornare indietro.
tutto e che siamo alla fine di un mondo e che se non cambiamo tutti non si sa cosa succede. Questo detto da un dirigente ai massimi livelli di una grandissima multinazionale e scriveva: lo prenderanno per rivoluzionario, gli daranno del comunista, ma è l'unico che riesce a dire cose che oggi parlano, insomma, sono di visione di futuro. Pregherò per lui e farò pregare per lui. Dico, vedi, qui ci sono le conversioni in atto, lì dove magari non ce l'aspettiamo. E quindi questo per dire che c'è un quello che ci viene richiesto, a mio parere, se vogliamo essere nei solchi di questo magistero, è quella di una conversione integrale, cioè non è cambiare qualcosina, ma provare a vedere tutto in maniera diversa. E, come dicevo, le tre encicliche, una è un'esortazione apostolica e le due encicliche, Laudato Si e Fratelli Tutti, rappresentano la trilogia di Papa Francesco ispirata a San Francesco, dove si vede che il nome scelto da Papa Francesco non è casuale. Va e ripara la mia chiesa, il tema del creato, della creazione della casa comune e il tema della comunità. Il tutto attraversato da questa logica che è di un pensiero integrale. Le tre espressioni, va e ripara la mia chiesa, il cantico delle creature che ci fa comprendere, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, che non può nascere una conversione all'ecologia integrale se non da uno sguardo contemplativo. Non è l'urgenza che ci fa muovere, ma è il comprendere che siamo parte di un qualcosa più ampio, che siamo immerse in un creato che ci è stato dato e neanche ce lo godiamo per quanto magari pensiamo ad altro. E Fratelli Tutti, che ci fa capire il significato e l'importanza della fraternità nelle piccole comunità, ma anche ad ampio raggio. Un po' come abbiamo fatto noi nel nostro percorso, quello che muove la metodologia che Papa Francesco utilizza per il cammino è quella del vedere, interpretare, agire. Nella Laudato Si, il vedere è guardare che cosa è questo grido della terra e cosa è questo grido dei poveri e che sono, riconoscere che sono lo stesso grido. Nella Fratelli Tutti il tema è quello di un mondo chiuso e interconnesso, chiuso, nello stesso tempo interconnesso, ma molto frammentato. Il primo capitolo dell'enciclica è proprio sulle ombre di un mondo chiuso, ombre che dobbiamo lasciarci alle spalle. Il giudicare, l'interpretare, si fa sempre alla luce delle scritture e nella Laudato Si c'è una rivisitazione ed è importante anche riprenderseli quei passi sulla creazione e sulla redenzione, anche perché molti, e devo dire molti, si scatenano su questo tema dicendo a Papa Francesco che è un panteista, sapete tutto quello che è successo nel sinodo dell'Amazzonia, eccetera. E, in realtà nella Laudato Si c'è stato un rileggere i testi della creazione facendo comprendere, poi lo vedremo meglio in qualcosa che ho scritto anche dopo, che l'uomo è sì al centro della creazione, ma non se ne può considerare il dominatore assoluto e siamo in relazione con le altre creature e con la terra, e quindi va anche riletto. Io vi invito a rileggervi i passi della Laudato Si dove si riprendono i testi sulla creazione e si commentano. Nella
Fratelli tutti, come è stato detto anche da Sor Angela Maria, l'icona che posta al centro è la parabola del buon samaritano e il capitolo, come dicevamo anche, lo dicevo nella presentazione che ho fatto per l'USMI dell'enciclica, è un capitolo che è un po' un esame di coscienza perché contiene tante domande e ci chiede ma tu con chi ti identifichi? Ma ci mettiamo a discutere sul perché i briganti hanno fatto questo e nel frattempo la persona rimane a terra o ci muoviamo per fare qualcosa? E perché facciamo qualcosa? E così via. Il tema che è sotteso a entrambe le encicliche è quello che è parte dalla Evangelii Gaudium, no all'indifferenza. L'ho compreso in maniera più forte, devo dire, sia riascoltando alcuni discorsi di Papa Francesco, sia perché mi sono trovata per la RAI a commentare il Vangelo della festa di Cristo Re, quell'avete fatto a me e quel non l'avete fatto a me, e lì dialogando con un po' di persone mi è venuta proprio quando hai quel momento in cui dici sì, lo sapevo, però adesso ce l'ho più chiaro, che essere indifferenti, cioè trovarsi nella situazione, fare come il levita, il sacerdote, non è neutrale, perché non è solo non far nulla, ma è non aiutare, non permettere che le situazioni si risolvano, non farsi prossimo. E quindi ecco perché nel capitolo 25 nel Vangelo si dice andate via perché non lo avete fatto a me. Quindi l'indifferenza non è un'opzione, l'indifferenza è non agire per il bene. E questo è uno dei motivi di tutto il percorso che Papa Francesco sta facendo fare alla Chiesa. E quindi per noi che vogliamo riflettere e convertirci e camminare alla luce dell'ecologia integrale, purtroppo l'indifferenza anche rispetto alle piccole cose che poi vedremo significa essere dalla parte sbagliata. Non vuol dire comunque me ne sto tranquillo, non posso stare tranquilla. Quindi questo esercizio del giudicare si fa alla luce delle scritture, ma anche alla luce della tradizione e di un'elaborazione di pensiero che si è andata facendo, che mette insieme, per quanto riguarda le due encicliche, l'ecologia integrale come modello di sviluppo che ci viene proposto e un mondo aperto e fraterno, il mondo dentro il quale noi vogliamo abitare, il cuore aperto al mondo con il quale appunto vogliamo abitare questo mondo. Quindi questi sono gli aspetti che siamo chiamati a tenere insieme. E quindi quando si tratta di andare alle linee d'azione, la Laudato Si ci propone un modello di sviluppo economico profetico che mette insieme ecologia, economia, educazione e spiritualità, e nella Fratelli Tutti si propone un modello politico profetico. L'amore, la categoria dell'amore universale, della fraternità, dell'amicizia sociale portate nella politica, nelle religioni, nella società. Non ci dimentichiamo che la Laudato Si e la Fratelli Tutti sono encicliche sociali, quindi dicono qualcosa del nostro stare nella società. Ma il nostro stare nella società può avere una rilevanza se questo comincia nel piccolo delle nostre comunità, delle nostre relazioni quotidiane. Non si porta fuori quello che non si vive dentro. Questo è anche un tema importante anche per Papa Francesco. Non mi soffermo troppo, io poi anche queste slide le lascio e credo che le possa condividere Suor Maria Luisa. E la Laudato Si si sofferma, questi sono un po' i temi
Nella Laudato Si' leggiamo il bisogno urgente di un cambiamento radicale e di come questo si traduca in una sfida ambientale, educativa, economica e politica. I principi della dottrina sociale nucleati, più enucleati nella Laudato Si, sono quelli del bene comune, la dignità umana, solidarietà universale, opzione preferenziale per i poveri, ma anche di una giustizia intergenerazionale. Sappiamo che la Laudato Si in qualche modo è portata avanti ed è molto più in qualche modo sentita come propria più dai giovani, perché capiscono che è a loro che stiamo lasciando un mondo che non funziona. Mentre la Fratelli Tutti si sofferma più sulla dimensione intergenerazionale e la fraternità che ci deve vedere tutti uniti al di là del posto in cui viviamo, della nazione a cui apparteniamo e così via. E si parla anche di nuovo ordine universale, destinazione universale dei beni, questo concetto della proprietà privata che non è l'assoluto, la dignità umana e il bene comune. Quello che ci viene richiesto è di sognare insieme, sentendoci parte di un'unica famiglia umana, viandanti della stessa carne e figli della stessa terra. Questo forse può riassumere un po' il messaggio comune di Laudato Si e Fratelli Tutti. E se vogliamo adesso andare più nello specifico del tema dell'ecologia integrale, che però deve avere lo sguardo ampio del mettere insieme tutto questo filone di pensiero, ho preso qualche passo dall'istrumento Un Laboris in preparazione alla Settimana Sociale dei Cattolici, che si terrà a Taranto a settembre prossimo. Il titolo è Il pianeta che speriamo terra. Scusate, ecologia, ambiente, lavoro, cura, adesso non ricordo i sottotitoli, comunque poi l'hashtag è tutto è connesso, è un po' l'ecologia integrale declinata per l'Italia. E in questo strumento Un Labore se leggiamo questo: la sapienza biblica ci porta a riconoscere che un amore originario regge l'universo e che al tempo stesso è avvenuta una frattura nell'ordine delle cose attraverso il peccato, per cui l'essere umano rigetta il Padre e instaura una relazione errata con gli altri e la creazione, una relazione di dominio. Cioè, il non sentirci più figli di Dio, figli di uno stesso Padre, non sentirci fratelli, ci porta anche a instaurare una relazione non corretta sia con gli altri sia con la creazione. E ho partecipato nella prima parte del pomeriggio, perché dovevo fare una relazione lì ad un seminario all'Università Lateranense di commento alla Fratelli Tutti, e un antropologo che si è soffermato a commentare dal suo punto di vista l'enciclica diceva proprio questo. Parlava del condividere tutto con tutti, anche attraverso tutti i mezzi che noi conosciamo, parlava della spudoratezza come un nuovo vizio sociale, e condividere tutto con quasi tutti, diceva, è una piaga che fa sanguinare, perché poi l'altro, essendo mediato da uno schermo, da un telefono, può facilmente diventare un oggetto. E quindi è qui che noi siamo chiamati a porre semi di bene, a ricostruire questa relazione che in qualche modo si è interrotta. E sempre in questo documento leggiamo: in effetti anche il disordine nei confronti dell'ambiente è generato da un antropocentrismo deviato che il Papa chiama eccesso antropologico.
per cui l'uomo si costituisce come dominatore assoluto. La pretesa di farsi Dio, di fare dei propri bisogni la misura di tutte le cose, la pretesa di un'autodeterminazione assoluta sganciata dalle relazioni e da ogni riferimento al trascendente. E questo penso che ci chiami in causa, perché noi siamo chiamati come comunità educanti a testimoniare e come consacrate ad essere segno. Il nostro voto di castità cosa è se non il segno dei beni futuri? E come rivivere oggi queste dimensioni proprio senza che diventino, perché sappiamo che siamo anche in un'epoca dove anche solo farsi vedere a volte può dare fastidio, proprio perché credo che questo sia anche il segno che le persone si stiano interrogando, e quindi tutto quello che può essere magari un segno di qualcosa che rimanda ad altro può dare fastidio. E al di là di tutto, quella questione ecologica è una questione spirituale. All'origine dell'ecologia integrale c'è una visione in cui il bene comune si dilata sino ad abbracciare le persone e l'ambiente. Il bene è sempre un bene relazionale. A me ha colpito tanto la frase che segue: non può esistere un bene per me che sia nocivo per gli altri o per la natura. Non sarà un bene per me, non è un bene fino in fondo. Quello che non è, che è nocivo per gli altri o per la natura. E quindi questa forse può essere qualcosa che ci può guidare. Se qualcosa è nocivo per gli altri e per la natura, non può essere un bene per me. E quindi anche nelle nostre azioni quotidiane chiederci: quello che uso, quello che sto facendo, quello che compro, quanto rispetta la natura, quanto rispetta il lavoro degli altri, se sto pensando per esempio di qualcosa che compro, quanto lo sfrutta, e se c'è dietro tutto questo, non può essere un bene per me. Noi, quando parliamo di ecologia integrale in questo senso, che è tutto insieme, poi l'andiamo a sviscerare, come possiamo contribuire? Possiamo contribuire con i nostri stili di vita, con le opzioni di consumo, con la scelta anche politica di chi ci governa, con le campagne alle quali possiamo partecipare. Il 25 è arrivato un messaggio da Suor Maria Luisa che diceva: oggi giornata sulla violenza sulle donne, noi partecipiamo come ispettoria in questo modo. Cioè noi anche come comunità più ampia di figlie di Maria Ausiliatrice possiamo scegliere di partecipare ad alcune campagne che vanno in una direzione o in un'altra e far sentire la nostra voce anche in maniera propositiva, perché purtroppo siamo anche in un'arena in cui chi si fa sentire poi è chi guida l'opinione pubblica. Allora a volte bisogna anche farsi sentire per dire: c'è anche un altro pensiero, noi vorremmo questo, e così via. Allora, come si può poi concretamente, perché penso che quello che mi è stato richiesto oggi, concretamente, quando parliamo di ecologia integrale, che vuol dire mettere insieme tutte le dimensioni alla luce della Laudato Si, cosa vuol dire questo poi nella concretezza della vita? Quello che io vi sto riportando qui sono i punti che sono stati elaborati dal Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, in particolare da Padre Josh, il nostro salesiano, che lì coordina tutto il tema dell'ecologia, il quale, cioè non il quale, dentro il Dicastero, con questo settore, ma tutti si sta partecipando a questo, è stato lanciato un piano
per l'anniversario della Laudato Si, di 7 anni in cui si vuole cambiare il mondo cercando di vivere secondo la Laudato Si. Perché? Perché non possiamo più permetterci di stare ad aspettare. Però pensate, e quando lo spiega Padre Josh lo spiega molto meglio di me, perché lui è convintissimo di questa cosa. Dice: perché abbiamo scelto 7 anni di lavoro, oltre che un numero biblico? Perché noi vogliamo lavorare bene bene per 5 anni. Perché nel 5° anniversario noi ci siamo detti: adesso 5 anni per capire che esiste la Laudato Si, adesso 5 anni per viverla. Noi ce ne vogliamo lavorare 5 anni, il 6° anno verificare e aggiustare, il 7° deve essere l'anno del riposo e della celebrazione. Cioè mettere dentro anche un piano d'azione l'idea dell'ecologia integrale, dove anche il riposo, la festa e la celebrazione è messa dentro la programmazione. Questo già potrebbe essere una luce anche per noi quando facciamo le nostre programmazioni e i nostri piani. Inserire il punto in cui ci fermiamo, celebriamo, riposiamo prima di ripartire per un altro piano. Noi a volte invece non facciamo in tempo a verificare che siamo già partiti con la programmazione successiva. Forse già questo potrebbe essere un punto interessante per recuperare alcuni ritmi. Io all'università, quando arriva maggio, giugno, luglio, sono i mesi più terribili, perché stiamo finendo un anno e in quel momento dobbiamo già pensare a tutte le cose dell'anno successivo, perché devono essere già programmate, perché bisogna fare i calendari, perché e viene l'ansia. E io dico: forse il Signore non ci chiede questo. Me lo sono sempre chiesto. Adesso, vedendo come si sta lavorando per il piano della Laudato Si, dico: forse dobbiamo partire anche da qui. Ma quindi in questo piano di 7 anni sono stati dati alcuni obiettivi che vanno a vedere l'ecologia integrale in tutte le sue dimensioni, e questi obiettivi dovrebbero essere portati avanti da tutti. Infatti il piano dei 7 anni vuole andare a toccare comunità religiose, diocesi, parrocchie, scuole, università, imprese. Cosa vuol dire diventare un'università Laudato Si, un'impresa Laudato Si, una comunità religiosa Laudato Si? Allora, ecco alcuni punti, e poi sta ai laboratori dire come si potranno vivere queste cose nelle comunità. Punto 1, risposta al grido della terra, primo obiettivo. E cosa vuol dire risposta al grido della terra? Abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo già avuto un incontro che ci ha fatto capire in maniera molto lucida e chiara che non ci possiamo più permettere di trattare la terra in un certo modo. Quindi, per esempio, maggiore utilizzo di energia pulita e rinnovabile. Qui tanti passi si stanno facendo. Ho avuto un incontro in Dicastero con una società che ha sta creando le comunità energetiche, che vuol dire che fino adesso chi usa il fotovoltaico in qualche modo l'energia che non utilizza la vende. Loro stanno avendo l'idea di creare comunità in cui si può utilizzare il fotovoltaico e nel frattempo si può l'energia in eccesso si può scambiare con le altre comunità della stessa rete. E quindi ci sono anche innovazioni. Ho conosciuto dei ragazzi che si stanno occupando di agrofotovoltaico, vuol dire che utilizzano il fotovoltaico, oltre che per produrre energia, per fare le serre per l'agricoltura. E così diventano innovazioni anche in questo senso. Allora, questo è tutto un tema importante. La riduzione dei combustibili fossili per ottenere la neutralità delle emissioni di carbonio. E qui noi possiamo fare qualcosa, sicuramente, però possiamo rimanere informati, possiamo aderire a campagne su questo, perché, come ho detto prima, noi possiamo lavorare a tanti livelli con i nostri stili di vita, con i nostri acquisti, ma anche facendo sentire la nostra voce su alcuni temi, perché forse se c'è un rimprovero che il Signore ci farà, credo, come nell'Apocalisse, quando alle varie chiese rimprovera qualcosa, è che forse ci facciamo sentire poco. A volte siamo insignificanti perché non facciamo sentire, abbiamo paura anche.
vediamo che invece Papa Francesco è il primo a non aver paura di dire cose scomode e di dire esattamente da che parte sta. Però in questo modo chi vuole andare in una certa direzione si sente anche confortato che ci sono altri. La protezione e la promozione della biodiversità, il tema dell'accesso all'acqua potabile per tutti, probabilmente è un tema che a noi non riguarda da vicino, ma è un tema che sta scatenando guerre nel mondo. E allora anche informarci su queste cose, cercare di capire dove sono i problemi, come poter fare qualcosa, in cosa noi possiamo contribuire, tutto questo è importante. Non mi va più avanti. Punto numero due, la risposta, cioè il grido della terra, il grido dei poveri, abbiamo detto sono lo stesso grido. Risposta al grido dei poveri, per esempio la difesa della vita umana dal concepimento fino alla morte e di tutte le forme di vita sulla terra, ponendo particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, le comunità indigene, i migranti, i bambini a rischio di schiavitù, le persone abusate. Quante ne possiamo mettere qui, in questa lista? Questo vuol dire, ecco cosa vuol dire che l'ecologia integrale tiene tutto dentro, perché molti hanno pensato che parlare di ecologia, cioè nel mondo cattolico, io adesso che sono in da un punto di vista dove osservo tutto il mondo, ci sono dei posti del mondo dove c'è proprio una divisione netta, perché si pensa che pensare all'ecologia vuol dire essere pro aborto o sposare alcuni tipi di valori, e invece no, cioè l'ecologia integrale chiede, per esempio, che se io voglio rispondere al grido dei poveri, devo difendere la vita umana in tutti i suoi aspetti. E quindi, per esempio, dal concepimento alla morte e in tutto quello che c'è in mezzo, che vuol dire chi sono i poveri dentro le nostre mura, nelle nostre comunità, intorno a noi, quali sono le persone più vulnerabili. Eccetera eccetera, questo vuol dire fare delle scelte alla luce dell'ecologia integrale. Terzo punto, l'economia ecologica, un'economia sostenibile, quindi cambiare i modelli di produzione, che forse non compete a noi, però sapere che c'è qualcosa che deve cambiare. E qui come Commissione Covid in Vaticano stiamo lavorando un po' con tutto il mondo, e perché? Perché stiamo cercando di lavorare con tutte le persone che pensano che non sia bene tornare alla normalità dopo il Covid, che qualcosa deve cambiare anche nel modo di fare impresa, di produrre, che non può essere solo il profitto a dirigere tutto, eccetera. Quindi anche qui forse noi come comunità non abbiamo molto da fare nella vita quotidiana, però per esempio se noi non produciamo sicuramente acquistiamo, e quindi chiederci dove facciamo i nostri acquisti, cosa c'è dietro i prodotti che compriamo, quanta consapevolezza abbiamo del fatto che dietro alcuni marchi, a tanti prodotti, c'è sfruttamento di lavoro minorile, c'è tanto altro, e quindi chiederci, magari lo pago un euro in più, ma quell'euro vuol dire che sto dando quello che è giusto a tutti quelli che partecipano al processo di produzione. Una volta mi trovavo a Taranto e si parlava proprio di questa cosa, e c'era il problema del fatto che le produzioni di ulivi e quindi dell'olio erano soppiantate da l'olio a basso costo che arrivava dall'estero. Dice, qui abbiamo, dobbiamo andare magari, ma non riusciamo magari a vendere tutto quello che produciamo, e arriva olio che non sappiamo da dove viene, non sappiamo. E io con loro lì in quel luogo ragionavo, dico sì,
Questo ok, questo vuol dire che si perdono posti di lavoro, questo vuol dire che c'è un problema grosso. Ma tu, quando vai al supermercato, che olio compri? Perché se tu sei il primo che cerchi l'olio che costa meno, è chiaro che poi non ti devi lamentare che questo olio viene soppiantato da altro. Questo adesso è un esempio concreto, ma come questo ce ne sono tanti. Quindi consapevolezza. E in merito, siccome mi hanno detto di fare anche qualche riferimento al voto di povertà, in merito al voto di povertà, cioè che senso ha spendere meno sapendo, se ne siamo consapevoli, che quegli acquisti possono anche fare danno e poi magari diamo i soldi per le missioni, diamo i soldi per beneficenza per chi non ce la fa, ma forse un modo concreto di aiutare chi non ce la fa è aiutare a cambiare le strutture. Il mio collega, caro amico Leonardo Becchetti, parla di voto col portafoglio, cioè le imprese vendono se noi compriamo, se noi non compriamo non vendono. E se vogliamo far capire a un'impresa che deve cambiare modo di produrre, dobbiamo farci sentire anche con il portafoglio, con gli acquisti. Quindi anche questo è tutto un tema che ci deve interrogare e forse ci può interrogare parlandone anche insieme come comunità. Investimenti etici, non siamo noi come singoli, come comunità a fare investimenti, ma dobbiamo sapere che anche nella gestione dei risparmi si possono gestire in modo che i soldi che io investo vanno a finanziare imprese che rispettano l'ambiente, rispettano i lavoratori e lavorano per la comunità in cui sono inserite, oppure posso andare a finanziare imprese che non fanno tutto questo e quindi sono complice di un sistema che non funziona. E quindi disinvestimento dai combustibili fossili, e anche questo diventa importante. Ripeto, non sono azioni quotidiane nostre, ma dobbiamo sapere che c'è un'economia che va cambiata e che si può cambiare se ci informiamo anche su queste cose. In questo senso, i video che saranno condivisi di Economy of Francesco, per la parte che sono in italiano, che è stato questo processo interessantissimo a livello economico in cui i giovani sono stati messi al centro e si sono dimostrati ben degni di fiducia per tutto il lavoro che hanno fatto durante questo processo che è durato più di un anno e che si è conclusa una parte con questo incontro che abbiamo dovuto fare necessariamente online da tutto il mondo. Ma i giovani sono ben convinti e nei loro nelle loro proposte finali si sono detti, cioè hanno detto che loro si impegnano loro per primi con le loro scelte di vita e di lavoro a fare alcune cose. Allora forse nel nostro piccolo anche noi possiamo fare qualcosa. Quarto punto, adozione di uno stile di vita semplice. Sobrietà nel consumo di risorse e di energia. Per esempio evitare le plastiche, sappiamo che con il Covid adesso questo tema è diventato nuovamente sensibile, ce l'avevamo quasi fatta, però capiamo anche che bisogna un po' bilanciare, però per quello che si può evitare le plastiche monouso, qui questo è scritto per tutto il mondo, adottare diete a base vegetale ma più che altro ridurre il consumo di carne, perché è un qualcosa che le produzioni, gli allevamenti intensivi, eccetera, fanno una grande parte per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica e i problemi di inquinamento ambientale. E quindi magari possiamo decidere insieme di rivedere anche la nostra dieta, perché in fondo non è da molti anni a questa parte che la carne è diventata di uso quotidiano. Forse si può rivedere anche questo. Ora, epoca Covid no, però quando usciremo da tutto questo, fare maggior uso dei trasporti pubblici, evitare mezzi inquinanti,
magari rivedere anche le nostre auto da questo punto di vista. Chiaramente facendo quello che si può, perché a noi non è chiesto l'impossibile, però se ognuno inizia a fare qualcosa avendo questi criteri davanti, chiaramente piano piano non solo diventiamo anche testimoni, ma possiamo innescare un processo. A Economio Francesco, purtroppo se l'andate a cercare sul sito, su YouTube, c'è stata una sessione che era in francese ma non è stata tradotta, quindi solo per chi conosce il francese, c'è una suora francese in gambissima, Cécile Renoir, che ha dato vita a queste comunità anche religiose che vivono a impatto zero e quindi misurano l'impatto che hanno sull'ambiente e tutta la loro vita è impostata sull'essere a impatto zero. E quindi magari sono esperienze, se riuscirò a trovare qualcosa in italiano, anche da condividere. Punto numero 5. Qui ripeto, parliamo sempre a tutto il mondo, ma credo che sia importante anche per noi, istruzione ecologica, revisionare e ridefinire i programmi di insegnamento, riformare gli istituti scolastici alla luce dell'ecologia integrale, con lo scopo di creare consapevolezza ecologica, stimolare l'azione concreta, promuovere la vocazione ecologica dei giovani, degli insegnanti, dei leader nell'ambito dell'istruzione e così via. Io credo che noi stiamo già lavorando tanto su questo. Che cosa potrebbe voler dire avere una scuola dalle strutture alle relazioni ai programmi, a ciò che si insegna a impatto zero? E provare a lavorare su questo. Spiritualità ecologica. Rivisitare quei passi che dicevo sui testi della creazione della Laudato Si, ripristinare una visione in chiave religiosa della creazione di Dio, incoraggiare un maggior contatto con la natura, con spirito di stupore, lode, gioia e gratitudine. Promuovere celebrazioni liturgiche focalizzate sulla creazione, sviluppare approcci ecologici nella catechesi, nella preghiera, nei ritiri, nella formazione, cosa vuol dire questo e così via. A Roma, anche se non tutti siamo di Roma, però per esempio, se qualcuno vuole informazioni posso fornirle, si svolgono le domeniche. Praticamente ogni domenica si celebrano delle messe in posti all'aperto con queste comunità Laudato Si che vogliono vivere anche la celebrazione liturgica, la messa della domenica, a contatto con la natura, rivivere un po' tutto questo come importante. E quindi una spiritualità ecologica direi non solo e non tanto da campi scuola, ma che possa diventare anche il quotidiano. Fare della nostra preghiera anche una contemplazione con la natura. Io ultimamente, siccome lavoro in Dicastero a Trastevere e di solito lavorando parecchio faccio fatica a camminare, spesso cerco di arrivare la mattina molto presto e vado a camminare sul Lungotevere. Per me è un'esperienza interessantissima perché essere a Roma, ma camminare proprio sul bordo del Tevere, immersa anche nella natura, diventa un momento in cui si rifà in qualche modo pace con il creato, con ciò che ci circonda e poi si vedono meglio anche le persone, cioè anche l'incontro con le persone diventa più bello. Se tutto questo parte però non appunto da una visione solo ecologista, ma da una visione tutto questo in chiave di creazione, guardando le creature, guardando il creato, guardando le creature, rendo lode a Dio che è il creatore, capire che tutto viene da Lui. Settimo, e questo è molto importante in un processo di ecologia integrale, non si va avanti da soli, non si può vivere l'ecologia integrale se andiamo avanti da soli. Quindi enfasi sul coinvolgimento comunitario e partecipazione attiva
alla cura della creazione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, quindi promuovendo campagne, favorendo il radicamento nel territorio locale, negli ecosistemi limitrofi e così via, cioè farlo insieme ad altri, piantare alberi insieme ad altri, fare qualcosa smuovendo piano piano e curando la partecipazione di tutti. Quindi questi sono 7 punti che rappresentano un po', avete presente gli obiettivi del millennio, quelli che ci si è dati, l'agenda 2030 per il 2030, i cosiddetti goals, eccetera. Questi sono una visione alla Laudato Si di tutto questo, con i 7 obiettivi Laudato Si, che dovremmo cercare di vivere tutti insieme. L'ecologia integrale non si può vivere a pezzetti, non posso prendere solo il grido della terra e lasciar stare il grido dei poveri, non posso prendere solo la spiritualità e lasciar perdere il resto. Tutto ha senso se vissuto insieme, quindi il capovolgimento che ci viene chiesto è proprio su tutta la linea, ed è per questo un cambiamento radicale. Per fare un momento di stacco e per così, visto che di solito questi incontri quando si è davanti al computer sono anche un po' faticosi, io vi faccio una proposta. Vi avevano detto di portare il cellulare. Allora, se voi avete il cellulare e andate su internet e andate sul sito menti.com e inserite questo codice, troverete 2 domande a cui rispondere. Adesso vi lascio un po' in sovraimpressione il codice, poi tolgo la condivisione dello schermo e vado a vedere come sta andando. Se qualcuno ha difficoltà può accendere il microfono e dirlo, intanto esco dalla modalità presentazione. Per avere un momento per sedimentare, alla prima domanda lo potete fare a gruppetti, perché non tutti penso che avranno il cellulare, può essere anche una cosa per comunità, ci diamo 5 minuti per lavorare su questo. Vi serve ancora il codice in sovraimpressione? Sì. Ok. Voi continuate a vederlo? Ok, così ho. Lo possiamo mettere in chat eventualmente. Ok. Vedo che ti sta rispondendo, che cominciano ad arrivare. Voi non lo vedete, giusto? Sì, lo vediamo. No, vedete ancora. Il codice voi, non... Ok. Sì, sì.
Ecco, il codice ce l'avete, io allora vi posso far vedere quello che sta succedendo. Vedete, queste sono le vostre parole. Ecco, poi si continuerà ad aggiornare mano a mano, però queste sono le parole che sono emerse, dove le parole scritte più in grandi sono quelle che sono state scritte da più persone. E quindi qui adesso ne abbiamo tre: armonia, rispetto e relazione, che sono quelle che emergono di più, però abbiamo anche bellezza, cura, solidarietà, equilibrio, connessione, condivisione, aiuto è cambiato ancora, fraternità, trasformazione, consapevolezza, bene comune, comunione e così via. E vedete, queste sono un po' le parole che emergono da quello che si è fatto fino adesso, da quello un po' che ho detto, ma soprattutto da quello che voi vi portate dentro, stanno continuando ad aumentare. Credo che sia un po' interessante anche queste, poi le mando a Suor Maria Luisa, che le manderà alle comunità, che possono essere riprese e riviste. Questo era il primo passo, una parola che associo all'ecologia integrale, ma se avete fatto questo, avete visto che poi c'è una domanda successiva. Vi ritrovate, giusto? Che c'è un'altra domanda. Però non ce la dà. Non ve la dà? No, In almeno che io no, senso? non riesco ad entrare, però magari è un problema mio. Perché qui io sto vedendo che 47 persone hanno risposto. Bene, L'abbiamo fatto. Ecco, queste sono tutte le vostre Ah. risposte che penso che poi si possano andare a mettere insieme. Eliminare pian piano la plastica, fare attenzione alla raccolta differenziata, rispetto, educarci, educare, non usare plastica monouso, cambiare stile alimentare, fare attenzione all'uso della luce e dell'acqua. Cambiare stili di vita negli acquisti, rivedere il menù, piantare alberi, raccolta differenziata, rispetto, combattere l'egoismo, lasciare che ciascuna sia se stessa, acquisti consapevoli e intelligenti, attenzione ai consumi, risparmio energetico di acqua differenziata per impatto zero, responsabilità, amare, aiutare, incoraggiare, rispettare, farci allegre, perdonare, ringraziare e accettare. Cambiare stile di vita, attenzione agli sprechi.
attenzione agli sprechi, acquisti costo zero, abolire la plastica, gestire risparmio energetico, raccolta differenziata, pulizia ambienti usando meno detersivi, equilibrio, cura, raccolta indifferenziata, informarci sull'impatto zero della nostra vita comunitaria e delle nostre opere, fare scelte concrete, attenzione al consumo dell'elettricità, dell'acqua, curare le relazioni fraterne, fare un orto dove si può, rispetto, comunione, attenzione allo spreco, scegliere di acquistare prodotti con meno plastica come incarto, acquistare prodotti che diano un giusto salario ai lavoratori della filiera, sostenere l'economia e i prodotti locali, acquisti solidali, meno sprechi, evitare la plastica, attenzione alla spesa, vita semplice e sobria, potenziare la spiritualità ecologica, riduzione dell'inquinamento, riduzione degli sprechi, cambiare menù, raccolta differenziata fatta bene, educare al rispetto della natura, usare detergenti ecologici, usare il depuratore per eliminare la plastica, attenzione maggiore al nostro consumo, rendersi conto di chi ho accanto, eliminare la plastica, una buona e concreta raccolta differenziata, riciclaggio, acquisti etici e sostenibili, meno plastica, evitare sprechi, ridurre il consumo energetico, relazioni umanizzate, prenderci cura delle persone che stanno intorno a noi, documentarci su questi problemi, collaborare al bene comune, cura nel non sprecare, acquisti solidali, acquisti responsabili, raccolta differenziata, utilizzo stoviglie in coccio e metallo, limitare lo spreco di luce e acqua, condizionatori se non strettamente necessario, comprare bio naturale, aiutare gli altri a capire la missione. Attenzione agli acquisti, cambiare stile alimentare, utilizzare meno l'auto, rispetto, fare attenzione alla spesa per carne, plastica, risparmiare acqua, lavorare l'orto, rispetto, evitare sprechi, eccetera. Come vedete, anche queste qui non le abbiamo messe insieme, sono le cose scritte da ciascuna, però e da ciascuno. Credo che sia poi anche questo importante riprenderlo, vediamo che torna, alcune cose tornano e quindi basta farle, insomma. È importante a mio parere, perché vuol dire che abbiamo colto che torni sia l'aspetto di rispetto della natura, sia di rispetto degli altri, ma anche spirituale, educativo e formativo. Cosa potremmo fare anche a livello formativo? Lo stiamo facendo, perché il cammino di questo anno in fondo è su questo. Ma provare a ragionare, a lavorare su tutti questi temi. Io credo che se cominciamo un passo alla volta come comunità possiamo fare la differenza ed essere quel segno che ci è chiesto di essere per illuminare un po' quella città sul monte e quella lampada che siamo chiamati ad essere. Qui qualcuno ha scritto anche nella chat, voi potete anche continuare a scrivere, poi il risultato finale di tutto lo possiamo condividere. Rimetto la slide precedente perché nel frattempo magari qualcun altro ha scritto. Eccola qua, sono più o meno quelle. E poi lo condivideremo. Torno per un momento alle slide per concludere. Con il passo che a me piace, vi leggo due passi, uno è qui sulla slide, un altro l'ho letto oggi sulla Fratelli Tutti. Questo è uno dei passi che mi piace di più della Laudato Si, che è al 212. Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali azioni diffondono un bene nella società che sempre produce frutti, al di là di quanto si possa constatare, perché provocano in seno a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente. Inoltre, l'esercizio di questi comportamenti ci restituisce il senso della nostra dignità,
ci conduce a una maggiore profondità esistenziale, ci permette di sperimentare che vale la pena passare per questo mondo. E concludo davvero con un passo che abbiamo usato per i momenti di a tu per tu con Francesco in Economy of Francesco, dai Miserabili di Victor Hugo, che mette insieme, quindi mettiamo insieme la Laudato Si e la Fratelli Tutti. Signor curato, disse l'uomo, siete buono, non mi disprezzate, mi accogliete in casa vostra, accendete per me le vostre candele, eppure non vi ho nascosto da dove venivo e che sono un miserabile. Il vescovo gli si sedette vicino, gli toccò con dolcezza la mano. Non avevate bisogno di dirmi chi eravate. Questa non è la mia casa, è la casa di Gesù Cristo. Questa porta non chiede a colui che entra se ha un nome, ma se ha una sofferenza. Voi soffrite, avete fame e sete, siate il benvenuto. E non ringraziatemi, non ditemi che vi ospito in casa mia. Qui nessuno è in casa propria, tranne chi ha bisogno di asilo. Lo dico a voi che passate, siete qui più padrone di me stesso. Qui tutto è vostro. Che bisogno ho di sapere il vostro nome? D'altronde, prima che me lo diceste, ne avevate uno che conoscevo. L'uomo spalancò gli occhi stupito. Davvero sapevate come mi chiamo? Sì, rispose il vescovo, vi chiamate mio fratello. Ecco, con questo passaggio chiudo almeno la mia parte, sperando che di essere stata utile almeno un po'. Grazie, sora Alessandra. Non so se ci sono delle domande. Possiamo anche scriverle nella chat o qualche richiesta di chiarimento. Dovete riattivare l'audio perché altrimenti non vi sentiamo, però ecco. Sora Alessandra, a me è piaciuto tutto e ti ringrazio, no, di questa bella presentazione che ci ha aiutato anche a mettere insieme, no, questa linea magisteriale del Papa che si rafforza di passo in passo, no, si illumina attraverso i vari documenti, i vari interventi. Mi ha colpito in modo particolare anche l'esperienza di cui parlavi delle comunità a impatto zero, no, e della possibilità anche di gestire una scuola a impatto zero. Ci sono delle esperienze concrete o comunque per poter approfondire questo aspetto e poterlo magari, che ne so, fare una scelta dentro un'opera, dentro fare un esperimento, una sperimentazione in piccolo, anche nella nostra ispettoria, non so. Esperienze ce ne sono, infatti come ho detto cercherò di raccoglierle, in realtà una volta avevo già provato a far questo, soprattutto in Francia. Forse c'è qualcosa anche in Italia. E ci sono anche scuole. Noi come Commissione Covid stiamo lavorando con la Georgetown University a New York, insomma negli Stati Uniti. Loro hanno fatto un piano per cui tutta l'università da tutti i punti di vista è diventata Laudato Si. E infatti stiamo cercando di farci mandare da loro materiale per dire, perché l'idea è anche quella che se uno comincia poi si condivide come avete fatto e così anche altri possono muoversi, perché a volte non vengono richieste grandi cose, però sicuramente ci vuole anche il mettere insieme appunto le esperienze, quindi io cercherò adesso di recuperare esperienze già esistenti e le condivido.
Domani manderemo anche il link di questa registrazione che verrà caricata su YouTube, così sarà possibile, più facile anche la visualizzazione. Come d'altra parte è su YouTube, nel canale dell'Ispettoria, l'incontro precedente con il professor Pasini. Non so se qualcun altro vuole intervenire, ringraziamo, vedo che ci sono presenti anche diversi collaboratori dell'ambito economico dell'Ispettoria e delle case. Quindi anche grazie per la loro partecipazione, oltre che i vari responsabili, insomma, delle varie opere che sempre, insomma, sono presenti. Non so se qualcuno delle comunità vuole dire qualche cosa. È interessante, è stato utile. Noviziato dice grazie. Ci sono anche 5 ex allieve della Sardegna. Grazie Ines, siamo contente di poterle accogliere. Sono fedelissime le ex allieve della Sardegna. Noi ringraziamo, è stato molto interessante. Noi siamo qui, voce grazie. Collettiva. Bene. Per ridurre l'impatto energetico. Ecco, la comunità di San Biagio ringrazia, Gaia, Pierangeli ringrazia, ci sono tanti grazie nella chat, per cui ecco. Rachele dice grazie a suora Alessandra per questa apertura. Sì. Simone, salutiamo anche Simone Massa, che molti di noi conoscono. Via Ginori ci ringrazia, Monserrato, Scanno. Ecco, Scanno è una comunità impatto zero quasi, o no? Maria Luisa, abbiamo quasi la neve. Quindi tutto bianco, tutto bello pulito. Voi per l'ecologia non ce l'avete. Hanno chiuso. Adesso potete venire a sciare se volete. Ecco. Suor Angela Maria ringrazia. Non possiamo venire a sciare perché pare che non sia possibile il passaggio da una regione all'altra. Altrimenti, guarda. Venivate. Bene, non so se suor Angela Maria in mezzo alla comunità di Ginori ci saluta lei, chiude lei questo collegamento, oppure come dobbiamo fare, ecco. Ecco. Allora ringrazio, mi sentite? Sì, benissimo. E saluto tutti, tutte, grazie in particolare a suora Alessandra per questa condivisione, mi sembra molto ricca, molto bella e anche con degli spunti di concretezza interessanti che potranno aiutarci. Allora buona serata a tutte e buona continuazione della novena dell'Immacolata. Buona serata, arrivederci. Arrivederci. Grazie. 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 Ecco il noviziato.
grazie. Ciao. Danuolo. Ciao a tutti, grazie Alessandra. Grazie a tutti, grazie. Buonasera. Ciao Giuseppe, ciao a tutti, grazie Alessandra. Possiamo... La mia comunità mi saluta fuori dalla porta. Ecco. Grazie. Ciao. Quella è la sala di comunità. Ciao a tutti! Ciao Sora! Ciao a tutte! Ciao! Grazie di questa Grazie, buona serata, arrivederci! Ciao. Grazie! Ciao Maria! Ciao Cecilia! Ciao via Marghera. Ciao. Ciao.